che possiamo temere, che ci possono preoccupare, ma cominciamo con i servizi. Di quanti altri arsenali dispone ancora Cosa Nostra a Palermo? L'interrogativo posto il 17 luglio del 1996 da Giancarlo Caselli, allora procuratore di Palermo, poggiava su un dato inquietante. Nel giro di pochi mesi gli inquirenti erano riusciti a individuare numerosi depositi di armi ed esplosivi nella disponibilità del boss di Cosa Nostra, Giovanni Brusca. Uno era stato individuato dalla DIA in un bunker sotterraneo nelle campagne di San Giuseppe Jato. C'erano lanciamissili, bazooka, kalashnikov e poi pistole, fucili a pompa, carabine, lupare. Un secondo arsenale gestito dalla cosca Madonia era stato scoperto mesi dopo in un cavò sotterraneo nei pressi dell'ospedale Cervello di Palermo. Stando al racconto di alcuni collaboratori di giustizia, una di quelle armi micidiali doveva essere utilizzata per un attentato proprio al procuratore Giancarlo Caselli. Del resto era un bazooka che arrivava dalla Croazia, l'arma che in un primo tempo si era deciso di usare per uccidere il giudice Giovanni Falcone. Era l'effetto un po' della scelta delle famiglie più importanti dal punto di vista militare, delle famiglie più potenti, di dotarsi di arsenali altrettanto potenti. Era fondamentale individuare i luoghi di occultamento di questi arsenali. Diversi sequestri importanti con armi pesanti sono stati eseguiti grazie all'immediata collaborazione in questo senso. Devo dire che questo non ha riguardato soltanto Cosa Nostra, perché io ricordo che a quell'epoca anche con appartenenti a organizzazioni criminali diverse si adottò questa tecnica. Mi ricordo dei sequestri importanti che riguardavano per esempio l'Andrangheta. Abbiamo cercato nella maniera più veloce possibile di disarticolare, di bloccare la minaccia dal punto di vista dell'offensività militare, perché l'apparato militare era operativo. Agli investigatori della DIA di Palermo, i collaboratori di giustizia Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo avevano parlato di mitra, pistole, soprattutto armi di fabbricazione russa e di una partita di bazooka. Una di quelle armi Giovanni Brusca voleva provarla addirittura contro un elicottero. Come si sa, i piani di Cosa Nostra cambiarono e fu deciso di compiere l'attentato a Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta con l'esplosivo, perché fosse impossibile sbagliare. A Capaci, come due mesi dopo, in via D'Amelio, quando furono uccisi Paolo Borsellino e i poliziotti che erano con lui. È facile immaginare quale minaccia sarebbero le nuove sofisticatissime armi contro carro e contro aeree, facili da trasportare, usate già in Siria, in Iraq e che vediamo usare da ultimo nel teatro di guerra ucraino. Armi capaci di individuare l'obiettivo, di colpirlo a grande distanza, scegliendo il punto più vulnerabile. Il ricorso ad armi da guerra contro le istituzioni, ma anche negli scontri tra clan per le organizzazioni mafiose, non è stato solo un'opzione. Per esempio in Calabria, usando un bazooka, nell'ottobre del 2004 fu ucciso Carmine Arena, boss dell'omonima cosca del Crotonese. Non era la prima volta che l'Andrangheta usava il bazooka. Diverse inchieste, inoltre, avevano dato indicazioni precise. L'Andrangheta non solo aveva la capacità di rifornirsi di armi nell'Europa dell'Est, ma disponeva, oltre che di bazooka, anche di lanciarazzi RPG di fabbricazione russa. Le stagioni in cui la criminalità italiana sia organizzata, strutturata che non strutturata, si avvalsa di armi anche da guerra, sono diverse. Oggi l'arma lunga, l'arma diciamo da guerra è tipica di strutture criminali che la utilizzano per specifiche attività. In particolare la zona del Cerignolano è caratterizzata dalla presenza di gruppi che sono dediti massivamente all'assalto a furgoni blindati, a cavò, e quindi si armano pesantemente. Sono le uniche armi, per la potenza che hanno, che possono essere utilizzate per attaccare convogli che sono convogli blindati. Ma questo, mi viene da dire, procuratore Grattari, per